perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo di Israele. Siamo a Gerusalemme, nel grande tempio. C'è un viavai di gente e c'è anche una famiglia che sta entrando. È lì per la presentazione al tempio del loro bimbo di poche settimane. La famiglia è composta da papà Giuseppe, mamma Maria e dal piccolo Gesù. Nonostante la loro semplicità e modestia, Simeone, un uomo anziano che Luca definisce giusto e timorato di Dio, li vede e riconosce subito in quel piccolo bimbo la consolazione di Israele. È anziano, forse lento nei movimenti, ma con un passo deciso si dirige verso di loro, prende tra le sue braccia il neonato e, riconoscendo in lui il Salvatore promesso da Dio e tanto atteso, ora arriva a dire: Signore, posso anche morire perché i miei occhi hanno visto l'adempimento della tua promessa. E Simeone non è l'unico a riconoscere nel piccolo il Salvatore. C'è anche Anna, una profetessa, e anche lei, vedendo il piccolo, comincia a lodare il Signore e a raccontare a tutti i fedeli che incontra che la tanto attesa liberazione era arrivata. Cosa posso imparare dalle parole del testo di oggi, pronunciate da un uomo anziano e ormai stanco? In lui possiamo individuare alcune caratteristiche che Dio vorrebbe trovare anche in noi: speranza, fede, gioia. Nonostante le difficoltà, i domini stranieri, la speranza di Simeone e Anna è stata sempre alimentata dalla fiducia in Dio e nel ricordo costante della promessa. Luca ci dice che Anna, che aveva 84 anni, non si allontanava mai dal tempio e lì dentro serviva Dio giorno e notte, pregando e digiunando e credendo in Dio e fidandosi di Lui. Questi erano i sentimenti di queste due persone anziane che hanno vissuto ogni giorno della loro vita aspettando di vedere la salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. A Simeone sono bastati pochi minuti per rendersi conto che il tanto atteso era tra le sue braccia. Anche a noi possono bastare pochi minuti per riconoscere che, fidandoci di Gesù, possiamo dare un senso nuovo alla nostra vita. Ciò che è importante è avere il cuore sempre aperto per accogliere Gesù Salvatore. Chiedi allora oggi al Signore che ti aiuti sempre a riconoscerlo come il tuo personale Salvatore e possa essere pronto ad accoglierlo nel tuo cuore. E buona giornata.